Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, gli analisti di tutto il mondo si pongono delle domande fondamentali. Cose del tipo: ma quanti carri armati ha zio Putin? Quanti ne ha persi? Quanti dovranno essere riparati e quanti dovranno essere ricostruiti? Quanto gli costeranno queste operazioni e soprattutto quanto tempo dovrà impiegarci? Insomma, gli analisti di tutto il mondo si pongono lo stesso quesito. Se Putin o un suo ipotetico erede decidessero di rendere nuovamente la Russia la seconda potenza militare del mondo, che cosa potrebbe mai andare storto? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima scoprire quanti carri armati aveva effettivamente Putin all'inizio dell'operazione militare speciale e incidentalmente ne abbiamo già parlato in questo video qui. Se non ne ricordate il contenuto, non l'avete visto oppure volete scoprire quanto è melmosa la vita di un analista da divano, dateci un'occhiata perché merita. Una volta fatto questo e scoperto che Putin aveva a sua disposizione circa 6.000 carri armati, dobbiamo capire quanti carri armati sono stati catturati, danneggiati o distrutti. Dato che il governo russo, per qualche misteriosa ragione, non pubblica i dati relativi alle perdite militari, dobbiamo basarci su altre fonti. Ho arbitrariamente scelto di affidarmi alla stima ottimistica del Ministero della Difesa ucraino da una parte e a quella più pessimistica del sito ORIX. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, i russi ad oggi hanno perso 2.202 carri armati. Mentre secondo il sito ORIX le perdite dei russi ammontano a poco più di 1.100 carri. E se vi state chiedendo che cos'è ORIX, sappiate che è un sito militare gestito da un analista che soffre di insonnia e trascorre le sue notti solitarie a contare i rottami dei carri armati che compaiono nelle immagini pubblicate sui social e sui mass media. Se andate sul suo sito potete letteralmente vedere tutte le immagini di tutti i rottami. Ora, la stima del Ministero della Difesa ucraino è sicuramente ottimista, visto che si basa sui rapporti dei soldati e non tutte le distruzioni o i danneggiamenti sono confermati. Viceversa, il sito ORIX cita soltanto le distruzioni che sono state confermate al 100% e verosimilmente esclude i carri che sono stati distrutti ma le cui immagini non sono state divulgate. Come è facilmente comprensibile, il dato reale relativo al numero di carri armati effettivamente distrutti è compreso fra questi due limiti. E dato che sono italiano da una parte e pure avvocato dall'altra, partirò dal presupposto arbitrario che la verità starà nel mezzo. Spannometricamente nel mezzo, stimiamo un 1.500 carri armati distrutti. E questa era la parte facile del video, la parte difficile arriva ora, perché dobbiamo capire quali sono le disponibilità economiche della Russia per svolgere un'operazione del genere. E per farlo dobbiamo dare un'occhiata al bilancio dello Stato russo, che peraltro è composto da soli 14 capitoli. Ed analizzandolo sommariamente possiamo scoprire alcune curiosità. Per esempio, i russi spendono soltanto 70 miliardi di rubli per lo sport, ma 110 miliardi per i mass media e le trasmissioni di Soloviev, che abbiamo avuto modo di analizzare in dettaglio in questi giorni. Inoltre scopriamo che i russi spendono molto di più per mantenere l'esercito rispetto a quanto facciano per la polizia o per l'amministrazione statale in genere. Naturalmente qualcuno degli iscritti potrebbe dire qualcosa del tipo: avvocato, ma queste cifre non sono quelle corrette. E potrebbe anche avere ragione, perché naturalmente il bilancio per la difesa viene valutato con criteri diversi a seconda dell'ente che consultiamo. Esemplificativamente, nel 2020 il Ministero delle Finanze russo aveva affermato che la spesa militare era di circa 40 miliardi di dollari, miliarduccio più, miliarduccio meno, mentre viceversa la Banca Mondiale era convinta che la spesa dei russi per le questioni militari superasse i 60 miliardi di dollari, per
con una differenza davvero apprezzabile pari a circa 17-20 miliardi di dollari. Naturalmente questa differenza non è arbitraria, molto banalmente il Ministero delle Finanze russo non considera nelle spese per la difesa le pensioni dei militari, le cure mediche e tante altre cose che invece in Occidente vengono considerate come spese relative alla difesa. Stando così le cose, se volessimo paragonare le spese militari della Russia con le nostre, scopriremmo che i russi spendono più del doppio rispetto a noi, pur avendo un PIL di molto inferiore rispetto al nostro. Esemplificativamente, nel 2021, stesso anno di riferimento del bilancio che vi ho mostrato prima, noi italiani abbiamo speso circa 25 miliardi di euro per la difesa, che trasformati in rubli corrispondono a circa 1.515 miliardi. La spesa dei russi, senza contare gli extra a cui abbiamo accennato, si assestava sui 3.500 miliardi. E detto tra parentesi, i russi negli ultimi 10 anni hanno letteralmente più che raddoppiato le spese per la difesa. Nel 2011, infatti, spendevano più o meno quanto noi, ma 10 anni dopo vediamo quanto è lievitato l'investimento. E vedendolo con il senno di poi, è stato ingenuo pensare che un aumento così consistente nelle spese della difesa non avrebbe portato ad alcuna azione militare di rilievo sul campo. Vedendo questo grafico avremmo dovuto capire immediatamente che i russi si preparavano a fare qualcosa di molto grande, molto brutto e molto cattivo. Sempre osservando il grafico possiamo notare che fra il 2016 e il 2017 le spese per la difesa sono calate considerevolmente. Ora, secondo la maggioranza dei mass media, questo crollo, o meglio questo calo rilevante, è stato causato dal crollo, questo sì, del prezzo del petrolio e dalle sanzioni che abbiamo applicato alla Russia nel 2014. Intendo dire, i giornali hanno pensato che dopo 2 anni i russi hanno iniziato ad accusare il colpo. In realtà non è così. Fra il 2007 e il 2008 Putin aveva deciso di rinnovare l'esercito e ha contratto un debito enorme. Le rate di questo debito si sono estinte proprio fra il 2016 e il 2017 e questo è l'unico motivo per cui la spesa militare è stata ridotta. Poi magari anche le sanzioni del 2014 hanno funzionato e Putin si è limitato a tagliare altre voci di bilancio, ma il dato oggettivo è che Putin non ha mai tagliato le spese per l'esercito. E questo è l'unico dato oggettivo. Poi infatti dovremmo riuscire a capire quante di queste risorse sono destinate all'esercito e ai nostri carri armati e quante invece alla marina e all'aviazione. Ma sventuratamente il governo russo non è che sia esattamente un campione di trasparenza. Mentre infatti il governo statunitense, per esempio, pubblica tutti i dati e siamo perfino in grado di stabilire qual è il munizionamento di ogni singolo mezzo e i costi di manutenzione relativi, per l'esercito russo questa regola non vale. I figli di Putin si rifiutano addirittura di indicare qual è la percentuale di spesa destinata all'esercito piuttosto che alla marina, piuttosto che alle forze aeree? Tuttavia, qualche dato nel corso dell'anno i russi l'hanno dovuto passare all'ONU, ma si tratta di informazioni non del tutto attendibili e decisamente parziali. Date per esempio un'occhiata a questo grafico. Nel 2016 i russi hanno speso per le forze di terra, il capitolo di spesa che per l'appunto ci interessa, circa il 14% del loro budget. Ma questa somma è tutt'altro che costante nel tempo. Se guardate gli anni precedenti, vedete che nel 2016 hanno speso molto di più e negli altri anni molto di meno. Il tutto senza un apparente schema logico. Le spese per le forze di terra oscillano in ogni caso fra il 15 e il 30% del budget, il che sarebbe perfettamente in linea con quanto spendono altre nazioni. Se vi interessano le statistiche, mediamente una nazione che ha uno sbocco al mare decente spende circa un terzo delle sue risorse per l'esercito vero e proprio, un terzo per la marina e poco più di un terzo per l'aeronautica. I russi invece sembrano più murali e a seconda degli anni inventano nuove esigenze.
C'è stato per esempio un anno in cui hanno speso quasi l'80% del budget per le loro forze aerospaziali. Una volta stabilite queste proporzioni, resta da vedere qual è il budget per gli approvvigionamenti. I punti di riferimento più calzanti per un esercito tipo quello russo sarebbero gli eserciti cinesi e statunitense. I dati sull'esercito cinese non li ho, bisogna accontentarsi di quelli sull'esercito statunitense. Gli americani spendono in approvvigionamento circa un quinto delle proprie risorse. Quindi, facendo dei calcoli a livello spannometrico, abbiamo un budget complessivo di 3.500 miliardi, di cui soltanto un terzo viene dedicato alle forze di terra, e di questo terzo soltanto un quinto viene dedicato agli approvvigionamenti, cioè all'acquisto di mezzi e materiale nuovo. Quindi, facendo i conti a mente e in via approssimativa, Putin ha a disposizione circa 240-250 miliardi all'anno per rinnovare il suo parco macchine e il munizionamento. E naturalmente buona parte di questo budget dovrebbe essere dedicato all'acquisto di nuovi carri armati. E naturalmente il primo della lista dovrebbe essere il T-14 Armada, il quale, secondo i figli di Putin e probabilmente i giocatori di World of Tank, dovrebbe essere l'arma definitiva. In realtà il T-14 pare che non sia mai entrato realmente in produzione e quindi lasciamolo sullo scaffale virtuale del videogiocatore e passiamo oltre. Al momento il modello di carro armato che costituisce l'ammiraglia della flotta di sua putinità è infatti il T-90, che costicchia circa 200 milioni di rubli al pezzo. C'è poi la berlinetta, un T-80 modificato e aggiornato che puoi portare sul terreno di battaglia per soli 80-90 milioni di rubli. E l'utilitaria del gruppo è chiaramente costituita dal T-72 moddato nella versione B3, il quale, come tutti i veicoli sottoposti a tuning o mod, costicchia. Per portarlo a casa dovete spendere altri 80 o 90 milioni di rubli, oltre a fornire naturalmente un carro armato T-72 da aggiornare. E questa, se ci pensate bene, è una differenza rilevante. I T-90 escono da una catena di produzione e quindi a livello puramente teorico ne puoi costruire quanti ne vuoi e sai che saranno nuovi in tutto e per tutto. Viceversa, i T-80 e i T-72 li puoi soltanto rigenerare e devi utilizzare dei mezzi che sono rimasti in deposito per chissà quanto tempo e in chissà quali condizioni. Poi naturalmente puoi procurarti altri veicoli che pur essendo blindati non sono propriamente dei carri armati. C'è per esempio il BTR 82 che costa circa 30-40 milioni di rubli a pezzo. Il BMP3 che abbiamo avuto modo di vedere in vari filmati costa circa 48 milioni di rubli, una vera rapina rispetto a quello che offre. E l'MTLB è naturalmente fuori produzione, ma puoi comunque upgradarlo per soli 20 milioni di rubli al pezzo. La piattaforma per l'artiglieria semovente ti costa invece quanto e poco più di un carro armato, sono 300 milioni al pezzo. E se pensate che costi cara, non avete ancora visto il Panzer o il Tor System che costano circa 800 milioni al pezzo. E dei soldati russi ne hanno anche usato uno come camper, ricordate? E i lanciamissili costano circa 5 miliardi di rubli l'uno. Missili e batterie non incluse. E naturalmente queste sono stime approssimative, perché molto dipende anche dal valore del rublo e dall'entità del contratto. Un conto è acquistare 100 pezzi di un certo tipo, altre ordinarne 200, 300, 500 contemporaneamente. Come facciamo a sapere quanto vale ogni singolo pezzo di ferraglia? È semplice, perché fino all'anno scorso i russi riuscivano a venderla in ogni angolo del mondo. Fino a 6 mesi fa, infatti, se eri uno stato non ricchissimo, potevi risparmiare qualche spicciolo acquistando prodotti russi in luogo di quelli americani e europei.
ma negli ultimi tempi i russi non hanno più tanti mezzi da vendere e poi buona parte dei loro clienti ha cancellato gli ordini, chissà il perché. In ogni caso possiamo tirare le prime somme. Infatti sappiamo, o perlomeno partiamo dal presupposto, che Putin abbia effettivamente perso circa 1600 carri armati. Come ho detto prima, questa è una stima intermedia fra i 1100 indicati dal sito Oryx, tutti documentati dal primo all'ultimo, e i 2200 vantati dal Ministero della Difesa ucraino. Ora, per sostituire 1600 carri armati distrutti con altrettanti T-90 nuovi fiammanti, devi spendere circa 320 miliardi di rubli. Se invece il tuo primo pensiero è salvare l'ambiente e decidi di puntare su degli strumenti di distruzione rigenerati, quali i T-72 e T-80, che invece di essere nuovi fiammanti hanno al massimo le fiamme disegnate sulla fiancata, puoi scavartela con una spesa di soli 160 miliardi di rubli, ai quali devi naturalmente aggiungere il costo di qualche migliaio di APV, che fa lievitare la spesa non di tantissimo, ma certamente di qualche altra decina e decina di miliardi. In linea di massima, la spesa per gestire quest'operazione è certamente rilevante, ma non è tale da mandarti in rovina senza passare dal via. In teoria, infatti, puoi ripristinare e ammodernare le tue forze di terra, raddoppiando o alla peggio triplicando il budget che hai previsto per un solo anno. Se spalmi questa spesa extra nell'arco dei 5 anni, quasi non te ne accorgi. Quasi, e soprattutto se sei il banchiere che deve incassare gli interessi su questo tipo di prestito. Resta poi da vedere quale sia la tua effettiva capacità produttiva, perché non basta stampare i rubli da spendere, devi avere poi le industrie che sono in grado di aggiornarti i mezzi o costruirteli ex novo. Sotto questo profilo i russi sono messi un pochino meglio rispetto all'Occidente. Noi infatti con la fine della guerra fredda abbiamo iniziato a smantellare il complesso economico-militare. Gli americani per esempio non hanno più linee di costruzione per i carri armati. E questo perché molto banalmente quando la guerra fredda è finita ci si è accorti di avere più carri armati di quanto ce ne fosse bisogno. Viceversa, i russi hanno soltanto una frazione del budget americano a disposizione e sono militaristi dentro. Per questo motivo le loro imprese belliche non chiudono mai e poi mai. Semmai, fra una commessa militare e l'altra, fanno altre cose, come per esempio filobus e autobus. E se sono gli unici in tutto il pianeta a gestire gli affari in questo modo, qualche motivo ci sarà. Insomma, questo sistema è tutt'altro che efficiente e soprattutto non ti pone al riparo da determinati eventi o inadempienze, non necessariamente tue, ma anche dei clienti. Esemplificativamente, l'Iraq nel 2014 ordinò a un'impresa militare russa degli obici semoventi. Era un affare da 3 miliardi di dollari o di rubli, non ricordo bene. Comunque sia, se questo affare fosse andato in porto, l'impresa avrebbe avuto un notevole profitto. Tuttavia, l'Iraq cancellò la commessa dopo qualche mese e l'impresa che aveva investito tutte le sue risorse in questo progetto fallì miseramente. Putin la fece acquistare dal governo e divenne così un'impresa statale, una sussidiaria della UZN, se non vado errato. Inoltre, come tutti sappiamo, la Russia è sottoposta a severe sanzioni che impediscono l'importazione di semiconduttori, laser e un mucchio di materiale high-tech che è necessario per costruire gli armamenti moderni. Molto in teoria puoi aggirare il problema trovando nuovi fornitori, per lo più cinesi, ma anche in questo caso il governo cinese è titubante da una parte perché c'è il rischio che l'Europa e gli Stati Uniti inizino a sanzionare anche la Cina, e detto fra parentesi, europei e Stati Uniti sono clienti infinitamente migliori e più danarosi rispetto ai russi, e in secondo luogo, anche volendo fare un wink-wink a Putin, c'è il problema che i semilavorati non crescono sugli alberi e devi sviluppare industrie che abbiano un certo grado di competenza e determinati macchinari,
macchinari che allo stato attuale non sono nella disposizione dei cinesi. Fino a quando si tratta di fare semiconduttori di un certo tipo, i cinesi ci arrivano e sono anche bravini, ma quando si tratta di procurarsi tecnologia all'ultimo grido, beh, i cinesi non sono esattamente le persone più adatte a cui rivolgersi. E poi naturalmente c'è il problema non del tutto secondario dei pagamenti. I russi in questo periodo, sempre a causa delle sanzioni, possono pagarti solo in rubli, perché la gran parte delle loro riserve monetarie in valuta straniera è congelata. E la stragrande maggioranza delle aziende non sa cosa farsene dei rubli, tant'è che ha chiuso le proprie attività in Russia. Poi naturalmente c'è anche il problema economico, lo Stato russo diventerà progressivamente più povero e non potrà permettersi di spendere come ha fatto nei periodi precedenti. Ed è difficile aumentare la spesa in un periodo in cui i soldi scarseggiano. In teoria ed in via approssimativa, una soluzione potrebbe essere quella di non costruire nuovi carri armati, ma limitarsi a rigenerare i vecchi per risparmiare qualche spicciolo. Nel video che ho linkato precedentemente risulta evidente che i russi hanno migliaia e migliaia di ferri vecchi nei depositi. Verosimilmente qualcuno di questi, qualche migliaio di questi, è rigenerabile. E così per questa volta i russi potrebbero riuscire a rigenerare il loro esercito di carri armati. Ma non potrebbero permettersi operazioni come quelle in Ucraina, perché in caso di fallimento resterebbero letteralmente senza risorse per la loro difesa. Ora, quanto tempo ci potrebbero impiegare i russi per rigenerare 1600 carri armati? Tra il 2011 e il 2021 i russi sono riusciti a rigenerare un migliaio di carri armati e più precisamente sono riusciti a rigenerare 124 carri armati all'anno. Quindi per rigenerarne 1600 ci dovrebbero impiegare poco più di 10 anni, 12 se non vado errato. Naturalmente i russi potrebbero investire nelle imprese che si occupano della rigenerazione e potenziarne gli impianti, ma anche in questo modo alcuni anni trascorrerebbero per adattare le strutture e il guadagno in sé per sé non sarebbe tale da giustificare la spesa, a mio modesto avviso. E anche in questo modo servirebbero fra i 5 e i 7 anni per riuscire ad avere un numero di carri armati pari a quello perso durante questo conflitto. E oltretutto ai russi quei carri armati potrebbero servire domani e non fra 5 o 10 anni. E infine vorrei ricordare l'articolo 5, chi ha i soldi ha vinto. La Russia al momento attuale ha un prodotto interno lordo che è sì e no pari a un ventesimo dei paesi che stanno invece appoggiando l'Ucraina, e quindi è evidente che la NATO e i paesi che appoggiano l'Ucraina potranno farlo per lungo tempo e senza troppe difficoltà, mentre invece la Russia per portare avanti le operazioni in teatro straniero finirà per svenarsi. Insomma, la sedicente seconda potenza militare del mondo non riuscirà a tornare tale per molti, molti anni e nel frattempo dovrà guardarsi le spalle dalla Cina, dall'India e anche da alcune repubbliche federali che magari stanno accarezzando l'idea di rendersi indipendenti e di sfruttare la propria ricchezza per migliorare la vita dei propri cittadini invece dei federati che vivono a Mosca. Ma di questo ne parliamo la prossima volta. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi seguite assiduamente il canale, non vi perdete un video, ma per qualche misteriosa ragione non avete attivato la campanellina, non vi siete iscritti, non condividete i video, non mettete i like, fatelo, oppure potreste finire per rigenerare dei T-72. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.